Prova. Ben trovati da Giovanni Mimpinelli, terz'ultima giornata del campionato di Serie A 1. Oggi è il giorno di Feoni Brixen, oppure Bressano, se preferite la pronuncia italiana, una gara molto importante per la squadra di coach Patrizio Pacifico. Quest'oggi qui con me c'è sempre l'altro coach, Maurizio Pronunzio. Buonasera. Buonasera a tutti e buona partita. Prevedo una bellissima gara da parte della Flavioni, determinata per prendere questi due punti. Quest'oggi anche la gara dei ritorni, oltre che gara decisiva per il campionato. Feoni torna in formazione Riga Bartoli per il Bressanone. Ci sono nuovamente a disposizione Auer e anche Eder, che ultimamente non hanno giocato, per quanto riguarda la formazione bianco-verde. Il verde abbastanza visibile sulle maglie delle giocatrici altoatesine, mentre il bianco vestito quest'oggi da parte della Flavioni, che indossa la sua prima maglia, così come fa anche il Bressanone. Formazione andiamo velocemente, iniziamo dal Bressanone: Gruber, Fede Spieler, Auer, Piok, Caroline Durwalder, poi c'è il capitano Stefani Durwalder, Schatz, Abfaltener, Hilber, Habicher, Huber, Eder e Piantini, il tecnico Nessing. Per la Faioni c'è Bulache, Feoli, Francesconi, Bartoli, Chiara Bonamano, Rosta, Maruzzella, Mara Massotti, Fanelli, Mara Bonamano, Di Luca, Spizzi, Guidaldo e Ferretti, il tecnico coach Patrizio Pacifico. Tutto è pronto per il primo pallone ingaggiato da parte del Bressanone. Chiedo a coach Pronunzio dove può vincere la partita alla Faioni, che arriva dalla gara vinta a Brescia. Il via nel frattempo. Va sicuramente difesa e velocità prime e seconde fasi. Adesso Faioni ha il destino nelle proprie mani, perché è arrivata a meno uno dal Ferrara. Faioni che, vincendo le tre partite che rimangono, anche lo scontro diretto importantissimo, direi decisivo, di sabato prossimo al Palo Boschetto contro la Riosta Ferrara, sarà salva se dovesse vincere le partite che rimangono qui al termine del campionato. Faioni che al penultimo posto della classifica con 6 punti incamminati fino a questo momento, a meno uno dal Ferrara con più 2 sul Teramo. Oggi ci sarà anche lo scontro diretto tra Teramo e Ferrara. Pressanone, che è al sesto posto della classifica, però è già salvo, non può puntare nemmeno ai playoff, per cui non ha più niente da chiedere a questo campionato. Però la formazione ci dice che il Bressanone giocherà per vincere questa gara. Fuori e rigore per il Bressanone, conquistato da Abfaltener. Il fallo di Martina Rosta e Ramassotti, che dovrà andare a parare sul tiro che sarà scagliato da Sandra Federspieler, che ha segnato 6 gol nella gara vinta contro il Stenze per 24-21. Ha segnato Sandra Federspieler, vantaggio del Bressanone, 1-0. Quando è passato un minuto dall'inizio di questo match, abbiamo visto anche qualche sostenitore arrivato da Bressanone per sostenere la formazione di Nessing, di cui parleremo diffusamente nel corso di questa telecronaca, poi vi diremo il perché. Chiara Bonamano per Martina Rosta, e poi va a terzino sinistro, dove c'è anche Sheila Hidalgo, portoricana, che ha affrontato le sue cugine, tra virgolette, americane nell'amichevole, anzi doppia amichevole, che si è giocata tra il Palasport e anche il campo della Cecchignola dell'esercito. Gare entrambe perse da parte della Faioni, che comunque ha tenuto testa la formazione statunitense. Rosta allarga il pallone per Chiara Bonamano, scivola il pallone, però chiama Bonamano. Federica Ferretti subisce il fallo, c'è quindi ancora il possesso per la Faioni, prova ad attaccare. In questo match è stato inseguito gli occhi di Francesco Massarelli, passivo per la Faioni. Il primo passaggio è stato effettuato, il secondo è per Hidalgo, sotto le gambe praticamente dell'avversario, ma c'è il contropiede di Hilber. Hilber è solo, il tiro ha segnato la mancina del Bressanone, 2-0, già doppio vantaggio per la squadra tirolese. Il tiro di Hidalgo parato da Antonella Piantini, portiere italo-cileno della squadra ospite quest'oggi. La partita è iniziata proprio al meglio, cambia attacco e difesa già per quanto riguarda il Bressanone. Si siede in panchina Eder, che è una delle giocatrici che è tornata in formazione, non ha recuperato Di Bona per la lesione al ginocchio del crociato. Situazione identica a quella di Enrico Bartoli, che torna quest'oggi a giocare anche se è parte della panchina.
lei che comunque non è al massimo della forma. Fra un po' Fanelli esce dal campo, non ho capito sinceramente cosa è accaduto. Penso qualcosa, forse lenti a contatto. Ah, eh sì, per lei che indossa gli occhiali nella vita. Il pallone è giocato verso Abfalter, terzino destro, che di mano destra per quanto riguarda la squadra allenata da Hubert Nessing. Palla giocata da Stefani Durnwalder, allarga il gioco, il tiro gol assegnato a Falterer, partenza vincente del Bressanone, siamo 3-0 quando sono passati nemmeno 3 minuti all'inizio di questo match del Palasport in Solera da Magnini. Faioni che ha vinto nettamente a Brescia per 27-20 grazie alla giornata strepitosa di Carlo Bonamano, realizzato 12 reti in occasione di questa partita che si è giocata ormai 3 settimane fa, poi si è interrotto per le gare della nazionale italiana che ha giocato anche non molto lontano circa, una gara di Follonica contro la Slovacchia. Francesconi, hanno giocato Francesconi per Chiara Bonamano, per Iraldo, finta, poi va da Martina Rosta, perde il pallone. Partita che è iniziata in maniera non certo convincente da parte della Fioni, per rubare il pallone Francesconi, Anna Giulia Francesconi in postazione, la piccola famiferaia, si ferma, poi serve Sheila Iraldo, quindi Federica Ferretti, Calimero, Iraldo, spazio, il tiro, Sheila, Iraldo, il gol del 3-1, primo gol per la Fioni nel corso di questa partita, ha segnato la Guerriera dei Caraibi. C'è una partita importante quella con gli Stati Uniti per lei, visto che si sta parlando, Trump ne sta parlando, di una possibile unificazione tra Porto Rico e Stati Uniti. Si gioca con Stefani Durnwalder, sorella di Caroline, che gioca con il numero 6, però si trova il pivot, la sorella Caroline, mentre Stefani adesso ha il pallone tra le mani, lo va a servire a Mara Habiger, l'ala sinistra, palla ancora giocata dal Bressanone, il fallo su Feder Spieler che ha segnato il gol dell'1-0, lei che si sta distinguendo molto in questo campionato, ci guardiamo anche l'anno scorso giocare qui al Palasport in Solera da Magnini, il primo successo, palla fuori, è tirato Feder Spieler per il Bressanone, Costa batte il pallone, avanza il passi, passi di Martina Rosta e contropiede di Hilbert, adesso che la palla a mano, Ramazzotti, la gattanera di Vecioneta, ha parato l'esultanza anche del direttore generale Nadia Stanzione, così come quella di Coscia Pacifico in panchina per quanto riguarda la Flaioni. Vediamo l'attacco adesso di Martina Rosta, Flaioni è iniziata in maniera un pochino molle, fuori Feoli che ha sostituito Fanelli per il problema agli occhi, dentro in campo la sciutachicca, Sheila Heraldo per Martina Rosta, offre il pallone a Chiara Bonamano, nuovamente la iniziativa tra terzini e centrale per quanto riguarda la squadra di Patrizio Pacifico, si gioca ancora sulla sinistra, si sviluppa l'azione per Fanelli, poi Martina Rosta nuovamente per l'ex Cassano Magnago, quindi la giocatrice nazionale italiana Sheila Heraldo, la portoricana va a terra a pancia sopra, praticamente a dorso si è messa Sheila Heraldo, ha subito il fallo quando sono passati 5-20 all'inizio di questa partita, la pressione conduce sempre verso 3-1 dopo il gol realizzato da Sheila Heraldo, il pallone portato adesso dalle maglie bianche, Sheila Heraldo allarga per Costa, il tiro, Martina Rosta, 3-2, primo gol per Martina Rosta in questa partita, difesa, che arriva a quota 95 in questo campionato, la seconda marcatrice della Fioni nel corso di questa stagione, abbiamo detto Chiara Bonamano, protagonista assoluta, è arrivata a quota 107 reti, messe a segno, messe a referto nel corso di questo campionato, partita tesa ovviamente, siamo nel finale di stagione, Fioni che ha una delle ultime occasioni per conquistare la salvezza, una remontata clamorosa sarebbe quella della squadra capitanata da Erika Maluzzella dopo un campionato che è andato non spesso bene, anzi quasi mai bene per quanto concerne le Civitavecchiesi, il fallo subito da parte di Habiker per quanto riguarda le altatesine, si gioca da Hilbert poi Stefani Durnwalder, quindi Feder Spieler, allaga per Habiker, Mara Habiker alza il pallone, forse un pochino troppo, in realtà scende bene per Stefani Durnwalder il tiro, l'espulsione chiamata a Fanelli forse? Giallo per Fanelli, l'arbitro è partito quasi per espellere temporaneamente Francesca Fanelli, in realtà si riprende nell'azione per le biancoverdi che partono il pallone, scivola la palla ad Habiker che è andata sull'altra fascia, palla per la Faioni che gioca con Costa, aperta però Costa scatta, quindi Eder il tiro e gol, Andrea Eder ha segnato, rete del 4-2 a segno quindi il Bressanone con il gol da parte del terzino sinistro classe 91 due anni fa nell'esperienza con lo Scenna. Non è stata una grande esperienza perché si è conclusa con la retrocessione in seconda divisione. Attacco delle padrone di casa con Martina Rosta. Crosta per Iraldo, ancora il pallone comandato da parte della squadra di Coscia Pacifico. Crosta il tiro, palla che per poco non va a beccare il palo e quindi si va a finire il suo corso fuori dal rettangolo di gioco. Però non sta giocando sicuramente bene fino a questo momento, tanti errori da parte del 7 Civitavecchiese.
Flaioni in difesa, attacco del Bressanone, cambio con Eder, Cash dentro Caroline, Dunvald nuovamente a pivot, Federspieler, Habiker, nuovamente Sandra Federspieler, quindi c'è Stefani Dunvalder, palla giocata anche da Abfalter, l'ex Ariosto Ferrara, ancora giocato nella scorsa stagione, quest'anno invece approdata nuovamente dalle sue parti per la giocatrice di Campo Tures, nativa però di Brunico. Palla, passi del Bressanone e Flaioni in attacco, il lancio per Crosta, palla di essere ribattuta da dietro, un po' troppa pignoleria forse da parte degli arbitri in questo momento, per mezzo metro di differenza, quindi anche Maurizio Pronunzio al mio fianco per seguire questa partita. Eraldo, Chiara Bonamano, ancora il palleggio corto da parte delle Civitavecchiesi, Anna Giulia Francesco nel trovare spazio, sta giocando lei titolare al posto di Erika Maluzzello in questo frangente di partita. Vediamo Eraldo, il pallone raccolto da Rossa, Eraldo trova Chiara Bonamano, il tiro, Chiara Bonamano! Siamo 4-3, ha segnato anche il Verme solidario che consente alla Faioni di accorciare le distanze, fallo in attacco del Bressanone, palla alla Faioni, partita Ferretti, la figlia d'arte non viene servita, palla per Ramassotti, dai, bel gol quello di Chiara Bonamano. Ottimo, sì sì, se riuscissero ad essere un po' più veloci in attacco e sbagliare qualche passaggio in meno, perché abbiamo subito due o tre contropiedi del Bressanone per passaggi sbagliati, semplici poi oltretutto. Chiara Bonamano e Sheila Eraldo, la classe 89 che ha giocato anche in Francia per Martina Rosta, e quindi Fanelli dall'esterno, nuovamente la sciura chicca per Eraldo, quindi Rosta, Chiara Bonamano, azione direi alla mano delle Civitavecchiesi, Rosta perde il pallone, arriva Eraldo, recupero del Bressanone che parte con Hilbert, Ferretti, ma c'è il fallo, va bene comunque, occhio! Bene questa situazione per Federica Ferretti, ottima azione direi. Ottima azione difensiva, è stata bravissima a recuperare, si è frapposta tra il giocatore e la palla, quindi un fallo semplice. È stata ammonita Ferretti, ma un giallo direi ben speso da parte dell'ala destra mancina di Calimero. 20 e 30 ancora da giocare nel corso di questo primo tempo, il punteggio vede sempre davanti il Bressanone, conduce per 4-3 sulla Flaioni. Federspieler, il pallone per Abfalter e quindi Sara Hilbar, che la serve nuovamente alle compagne di squadra. Seguiamo questa fitta rete di passaggi per quanto riguarda la squadra ospite. Hilbert, la mancina per la compagna di squadra, il tiro di Abfalterer e viene dato un rigore conquistato da Nadia Abfalterer per quanto riguarda il Bressanone, fallo conquistato da parte della giocatrice ex Ferrara, qui all'attiva anche delle presenze in Challenge Cup. Federspieler va dai 7 metri contro Ramassotti. Tiro e gol, palla e gol, rete di Federspieler, implacabile dai 7 metri e siamo 5-3, 2-2 per Federspieler. Vediamo in tribuna anche, c'è anche Laura De Santis, dai Martina, portiere, ex portiere in passato da Feoli, ma da qualche settimana si sta allenando con il gruppo, chissà, magari possa essere il preludio, anche un ritorno in squadra, lo scopriremo solamente nella prossima stagione. Rosta, il pallone per Chiara Bonamano, nuovamente per Profondo Rosso, la piccola famiferaia, Anna Giulia Francesconi, poi allarga per Chiara Bonamano, Chiara Bonamano si gira e si volta, alza la palla per Hilaldo, bene qui Chiara Bonamano, Rosta prova a sfruttare questa azione, Hilaldo davanti per Anna Giulia, Francesconi, il palo colpito da Francesconi, Hilaldo allarga per Francesca Farelli, pallonetto, Francesca Farelli! Rete del 4-5, abbiamo unica croce di distanza grazie al gol della sciura chicca. Siamo 5-4 e la classica giocata, un classico piatto offerto da Francesca Fanelli, il pallonetto dall'esterno, palla in mezzo, no. In testa il fallo, in testa il pallone per Eder, il fallo conquistato da pressione delle proteste da parte del pubblico che è venuto qui in maniera massiccia a sostenere le Civitavecchiesi. 18:30 momento da giocare per quanto riguarda il primo parziale, cambio classico per il pivot per quanto riguarda il Bressanone, dentro nuovamente si inserisce Caroline Dunvalder, la palla è per Hilbert che retra verso posizione di terzino, avanzata del gol, Ramassotti non vede il pallone partire, è il gol da parte di Abfalterer. Per quanto riguarda le altatisine, Bristinesi che torna in difesa, Flaioni che va in attacco, siamo 6-4 per il Bressanone, conduce sempre l'operazione di questa partita già dalle fasi iniziali, quando è andata in vantaggio 1-0 grazie al gol realizzato da Sandra Federspieler. Crosta, Chiara Bonamano, ovviamente è più facile pronunciare i nomi dei giocatrici della Flaioni rispetto ai nomi tedeschi del Bressanone, ovviamente siamo al confine con l'Austria, vediamo anche la neve che
Chiara! Buona mano! E sono due! Perché la buona mano? Feoni che torna a meno uno. Secondo gol del meno uno per Chiara Bonamano, che arriva a quota 109 gol in questa stagione. Ovviamente non può insidiare le giocatrici più importanti di questo campionato, vedi per esempio Palladio Dobreva, che conducono la classifica a marcatori. Chiara Bonamano è un pochino più sotto, però comunque sia è nella top 10, la giocatrice classe 95. Rete di passaggi veloci da parte del Bressanone, si gioca con il pallone e il tiro gol ha segnato Stefani Durvalder, ha segnato il capitano, rete del 7-5. D'altro, tra Stefani e Caroline c'è un anno di differenza. Stefani è del 91, Caroline è del 92. Piccola curiosità, Stefani è nata il 19 gennaio, Caroline il 20 gennaio, per cui c'è praticamente un anno preciso di differenza tra le due giocatrici del Bressanone. Andiamo anche una volta alla rappresentanza della Roma Handball, squadra master di Pallamano, che sta seguendo questa partita. Poi più tardi parleremo del perché sono qui quest'oggi al Pallasport in Solera da Magnini. Rimanete ovviamente in collegamento se volete scoprirlo, per cui ovviamente non ci lasciate. Iraldo dietro per Chiara Bonamano. Avanza Chiara Bonamano, avanti Anna Giulia Francesconi, è stata freddissima e l'ha messa dentro. Il gol della Faioni, che va sul 6-7. Palla fuori, palla fuori per Bressanone. Riconquista la palla crosta, va a servire Iraldo, sceglie Iraldo, davanti Francesconi, tamponata, placcata quasi da Falterer, anche se non è proprio un vero placcaggio, nel rugby non si fanno così i placcaggi, ovviamente si fanno molto più alte sulle spalle, altezza spalle per quanto riguarda i giocatori. Mani praticamente sulla pancia di Anna Giulia Francesconi, della classe 99, che ha fatto parte anche della nazionale sperimentale. Iraldo, crosta per Chiara Bonamano dal lato destro, crosta, si sposta verso sinistra, Iraldo davanti, è rigore, forse no, non è rigore, la partita quasi per dare rigore, in realtà è fallo semplice, redarguisce Federspieler, non aveva preso la palla, dunque è stato un fallo prima che arrivasse la palla al nostro attaccante, e l'arbitro ha redarguito Federspieler per questa situazione che c'è stata. Sulle prime sembrava volesse dare rigore, in realtà non c'era, chiaramente abbiamo già detto anche con Maurizio Pronunzio. Crosta allarga a sinistra per Fanelli, nuovamente Crosta si sposta verso destra, il tiro, palo di Crosta, palo Feoni, spreca occasione del pareggio che non è arrivato con Martina Crosta, con profondo rosso, sportellate con Abfaltere, Hilber gol, rete di Sara Hilber che porta nuovamente sul più 2 il Bressanone, siamo 8-6. Conduce sempre la formazione allenata da Hubert Nessing. Chiara Bonamano, Martina Crosta, Iraldo, davanti c'è sempre Francesconi a fare a sportellate con Anna Dessauer, giocatrice che conosciamo. Attorno l'anno scorso Feoni vinse la sua prima gara storica in Serie A1 proprio ai danni del Bressanone, si giocò qui al Palasport in Solera da Magnini, finì 24-19 quella partita. Feoni ha anche vinto 2 anni fa la gara decisiva per andare in Serie A1, eravamo lì a Teramo nella Final Six, anzi a Chieti, chiedo scusa, per la Final Six del campionato di seconda divisione, vinto dal Dossobuono, con la Final Six arrivò secondo la Feoni, poi ci fu anche il Bressanone che riuscì a conquistare il terzo posto. Quarta la Messana, che poi venne ripescata in Serie A1, Messana che poi ha rinunciato a giocare questo campionato dopo aver conquistato la salvezza. Iraldo dalla sinistra, palla per Crosta, quindi Chiara Bonamano, nuovamente profondo rosso. Feoni, dicevamo prima, è stata accolta da una forte neve l'anno scorso, lo scorso girone, quello di andata. Palla in mezzo, Francesconi non la chiappa al volo ed è palla per il Bressanone perché Francesconi è entrata nell'area di porta, ovviamente per prendere questo pallone è andata in salto, non l'ha presa, quindi ha appoggiato i piedi per terra, ha sbagliato il passaggio, sì, ovviamente l'errore è stato di Francesca Fanelli dall'esterno, non è riuscita a servire perfettamente Anna Giulia Francesconi. 8-6 per il Bressanone, 13-20 da giocare nel corso di questo primo tempo qui a via Barbaranelli. Palla per Abfalterer, c'è quindi iniziativa per Stefani Durvalder, passaggio di Caroline Durvalder, Abfalterer, Iraldo se la porta via, Iraldo prova a portarsela via, poi si rialza tutta una norma del fair play. In questo momento fallo direi energico di Iraldo, ma siamo abituati a questi interventi da parte della giocatrice portoricana, giocatrice caraibica, della guerriera, dimostrando di essere in questa situazione. Auer per Stefani Durvalder, Auer, occhio Auer, è molto forte, a me piace molto come giocatrice, la prende
la Flavioni con il fallo in attacco, visto il Bressanone nella gara giocata a Ferrara contro la nostra Ferrara prima di ritorno, e mi ha fatto una buona impressione soprattutto nel primo tempo dove ha fatto il vuoto nei confronti della squadra ferrarese, andando avanti anche di 7-8 gol, anche 10 gol in una circostanza per quanto riguarda il Bressanone, è andato avanti nei confronti della formazione che era padrona di casa. Qua c'è un po' di calo, ritorno delle ferraresi soprattutto quando prova protagonista il Bressanone, grazie alle sue ripartenze molto veloci, abbiamo visto anche il corso di questa partita, è riuscito a vincerla, però in difesa si è attaccato, può subire l'avanzata dell'avversario. Va a terra Hiraldo, subisce il fallo da parte di Auer. Hiraldo, palla per Chiara Bonamano, attacco della Faioni a pieno organico ovviamente con Federica Ferretti, Calimero per il Verme solitario, Chiara Bonamano, il fallo conquistato di Chiara Bonamano, gli arbitri danno giallo ad Auer, ammonita Annares Auer, pallone per la Flavioni che la gioca, siamo ancora in attacco per quanto riguarda le gialloblu. Auer che torna a giocare dopo un periodo di... Però velocizza un pochino più l'attacco, la Flavioni dovrebbe velocizzare un po' l'attacco in questa situazione, troppo lento. Hiraldo alza la palla per Chiara Bonamano, crosta che sta indugiando troppo, non riesce a sfondare il muro delle giocatrici biancoverdi, il tiro sotto mano sul primo pallo che non c'è lo spazio per far passare il pallone, c'è Hiraldo che ha sbagliato, lancio verso Hilber, crosta, manda a terra l'avversario, non c'è nulla secondo gli arbitri, si lamentano i tifosi del Bressanone presenti in tribuna e adesso viene dato fallo in favore del Brixen. 8-6 conduce la squadra altoatesina. Ramassotti parla con l'arbitro, forse ha detto qualcosa, non so, dal punto di vista regolamentare. Ma sto sta che si riprende a giocare con l'attacco delle maglie verdi. Verde chiaro quest'anno, ripresa una differenza l'anno scorso, qui c'è la verde molto più scuro. Vedo quello che si vede negli inserti, che è invece colore principale per quanto riguarda il Brixen. In alto parte il pallone, poi scontrafuoco con l'avversaria, Hiraldo manda a terra l'avversaria che è stata colpita al volto con il petto da parte di Hiraldo, si rialza Caroline Durwalder, la giocatrice classe 92, è un pivot in campo spizzico per la Flavioni, fuori Chiara Bonamano, bisogno di una fasciatura, forse gliela serve Enrica Bartoli, momentaneamente fuori il bomber della Flavioni, 10-20 da giocare nel corso di questo primo tempo, si gioca con Durwalder, ovvero Stefani Durwalder, ovviamente sono le due sorelle, non dobbiamo confonderle, Abfalterer, palla in mezzo per era Huber e poi il fallo per la Flavioni, non è possibile, errore di spizzico, paladetto, traversa che si è mangiata Abfalterer, che si è mangiata, errore clamoroso di Abfalterer, che ha salvato la Faioni, palla da sinistra per spizzico, anzi crosta che la gioca Fanelli, chicca Fanelli per Hiraldo, ancora fuori che la Bonamano chiama il time out Patrizio Pacifico, dolore alla mano sinistra perché la Bonamano vediamo se è una situazione temporanea per lei, si va quindi a ragionare per un minuto, però adesso svegliamo il pubblico Maurizio Ronunzio perché siete tutti qui quest'oggi voi della Roma Handball per seguire questa partita. Ah sì, sono venuti tutti i miei compagni, molti dei miei compagni della Roma Handball perché l'allenatore del Bressanone, Ubi Nessing, gioca con noi gli europei ogni anno ormai da 5 anni e allora per omaggiarlo sono venuti tutti i compagni a trovarlo e magari dopo la partita ci andiamo a prendere una birra. Ah ok, quindi avete già dato già l'appuntamento. A Bressanone c'è una birra molto buona per cui sono abituati a bere la birra. Hubert Nessing, tecnico del Bressanone, classe 68, che soprannominato, come ha detto Maurizio, Hubi. Lui gioca con la Master 45, però insomma noi siamo tutta una, diciamo, un insieme di giocatori e poi ci dividiamo nell'Europeo più 50 e più 45. Lui che ha fatto parte dello staff nazionale Under 21 per il 2008-2010 ha portato la squadra bressinese del Bressanone dalla Serie A2 all'Elite, per cui ha un grande percorso proprio con il Bressanone, da giocatore ha militato soprattutto nel Bressanone dove per 4 stagioni ha giocato competizioni internazionali come City Cup e Challenge Cup tra il 1997 e 2002 per quanto riguarda Nessing. Oltretutto tra gli spalti c'è la compagna del nostro portiere che ha vinto 5 scudetti con il Bressanone, Elke Di Biase, ed è presente qui tra il pubblico a vedere la partita. Qui parterre de Noir quest'oggi per quanto riguarda questa partita.
una partita direi di livello importante anche per il Bressanone, mentre non si gioca niente per la classifica, comunque sia vuole tenere testa e migliorare la propria posizione in classifica, lo dimostra anche l'atteggiamento da parte delle brissinesi, mentre in altri sport siamo abituati a pensare a pastette varie che però qui non ci sono assolutamente, bisogna giocare e meritarsi la vittoria. Si riprende con Chiara Bonamano che è entrata in campo, speriamo che non sia nulla di male per lei. Hidalgo fuori, va a beccare il muro, quasi lo striscione dei parassiti, tifosi della Fraioni. Si gioca quindi l'ingresso in campo anche di Auer, rientra sul rettangolo di gioco. Forse anche cambia attacco difesa per la Faioni, con Chiara Bonamano si è andata a sistemare momentaneamente in panchina con Francesconi che va a occupare l'ala destra in questo momento. 8.50 da giocare, 2 gol di vantaggio per quanto riguarda il Bressanone, conduce sempre l'operazione di questa partita. Auer per Stefani Duvalder, palla per Abfalterer, Nadia Abfalterer prende il pallone, gli va addosso Spizzico, fallo di Hidalgo, va faccia a faccia quasi Hidalgo, come a dire tu non passi, atteggiamento volitivo di Shane Hidalgo che si prende l'elogio da parte del pubblico. Palla giocata per Auer, Stefani Duvalder, palla in mezzo, il tiro, Ramassotti, Ramassotti su Huber, palla per la Faioni, palla per Spizzico, Francesca, Spizzico, 8-7 per il Bressanone, la Faioni, a meno uno, il gol della classe 2001, ha segnato Memole, che ha segnato anche contro le americane, sia nella gara del Palasport in zona da Magnini, sia nella gara giocata alla Cecchignola. Palla per il Bressanone, conduce solamente con un gol di vantaggio, ma è sempre in vantaggio il Bressanone, lo è sì dal primo minuto di gioco. Auer per Abfalterer che si è accentrata, Abfalterer, palla per Stefani Duvalder, Abfalterer, in mezzo Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo a rigore, se l'è portata dentro Hidalgo e ha fatto fallo da rigore, infatti l'arbitro glielo va a dire, il motivo per cui ha concesso il titolo da 7 metri per quanto riguarda la squadra altoatesina, no, altoatesina non trentina, bisogna dire per il Bressanone. Federspieler contro Ramassotti per la terza volta in questa partita. 3 gol su 3 per Sandra Federspieler e siamo 9-7. Non sbaglia i rigori Federspieler. Rete che porta nuovamente su +2 la squadra allenata da Hupi Nessing. Si gioca quindi con Fanelli, Hidalgo scivola il pallone, rischia di fare fallo di palleggio, poi Francesconi, crosta, si sposta verso sinistra, crosta per Francesconi, Anna Giulia Francesconi, cerca il fallo e lo trova. Si gioca ancora il sostegno da parte della macchina del Bressanone, dall'altra parte Pacifico si fa sentire, prova a spostare i movimenti delle sue giocatrici. Si perde la palla a Feoni, per l'ennesima volta nel corso di questa partita, rimane però il possesso per quanto riguarda le civili Chiesi, il passivo chiamato agli ambiti, crosta il tiro, parata del portiere Piantini, poche parate di Piantini, stavo dicendo, adesso per quanto riguarda il Bressanone c'è l'attacco di Hilber, Hilber Francesconi, Ramassotti va a terra, Hilber rigore, e l'espulsione di Francesconi, fuori per 2 minuti Anna Giulia Francesconi. Prima espulsione temporanea di questa partita. Credo che sta mettendo poco in difficoltà il portiere perché Piantini sta nominando poco fino adesso. Il problema è che siamo troppo statiche in attacco. Siamo statici, non riusciamo a fare passaggi in velocità e anche molte imprecisioni, per cui ecco quello che il risultato è questo. 4 su 4 per Sandra Federspieler. 4 rigori del Bressanone, 4 gol realizzati da parte della squadra di Nessing, 10-7 adesso il punteggio, 3 gol di vantaggio per il Bressanone, il massimo vantaggio in questa partita, non è mai stata avanti 3 gol la squadra di Nessing. Prepara il cambio la carta, Mara Bonamano, prepara il coach Pacifico, Hidalgo, passaggio per Cuore di Mamma, che poi distende l'azione per Crosta, nuovamente la mamma di Leonardo per Hidalgo, e quindi Mara Bonamano si gioca con Crosta. Mara Bonamano si sposta verso destra, Hidalgo, Hidalgo, c'è davanti anche Fanelli per l'infinità numerica, vediamo in questo momento per la Faioni, Hidalgo il tiro, palla fuori, non va a beccare il palo alla destra di Piantini, imprecisione la Faioni in questa situazione, non riesce a sfruttare l'occasione per poter accorciare quantomeno distanza da andare sul -2, cambi vari attacco difesa per quanto riguarda Nessing, si va con pivot dove c'è Johanna Huber, attacco del Bressanone con Carolina Dunvalde, il tiro fuori palo esterno colpito da Johanna Huber, anzi non è stata lei, è stata Pioc, anche lei entrando in campo, Pioc che si era gettata sul secondo palo,
non è riuscita la classe 94 a segnare. Lei che è stata campionessa d'Italia Under 18 dopo aver vinto la finale o Cassano Magnaro, roba con il Bressanone. Si gioca quindi con l'attacco delle Civitavecchiesi, Hidalgo per mano a mano a mano, cross 84 per Martina Crosta, nuovamente mano a mano a mano, si sposta, poi Crosta profondo rosso, cross 93, sposta anche lei, Hidalgo per Chiara mano a mano, lascia la palla a terra perché ha fatto fallo di palleggio, possesso per il Bressanone, torna in panca Chiara mano a mano, dentro Federica Ferretti e il time out che è stato richiesto da parte di Hubert Nessing. Però a questo momento non c'è la Faioni. Ci manca Hidalgo, veramente non la riconosco oggi. E ci manca anche un po' di grinta da parte di quelle più diciamo importanti come Martina, come Francesconi, come Chiara Bonamano. E questo si vede con i passaggi lenti, non determinati, manca la velocità nei movimenti. Eh sì, infatti abbiamo detto, il Bressanone è una squadra che difende molto bene, riesce a sistemarsi molto bene, ha posizioni molto, molto buone, però se si riesce ad attaccare questa difesa le difficoltà potrebbero diminuire, perché avendo visto un paio di partite del Bressanone, abbiamo detto anche quella col Ferrara, quando magari la Valle d'Obrevo o altre giocatrici del Ferrara riuscivano ad attaccare gli spazi, facevano male alla formazione altatesina. Sì, serve più velocità nei movimenti e nei passaggi, passaggi più veloci, sono troppo lenti e ci anticipano anche in molte situazioni, hanno anticipato intercettando il passaggio e andando in contropiede. 4.39 da giocare per quanto riguarda questo primo tempo, gara che state sempre seguendo gli occhi di Francesco Massarelli. Le indicazioni di calcio pacifico che dà grinta alla squadra. Palla per il Bressanone, attacca con questa maglia verde chiaro. Palla giocata da Schatz, lei in campo, Sara Schatz. Per quanto riguarda il Bressanone, si va a sinistra, Pioc, 4-2 della... E poi il tiro gol, gol di Sara Schatzer. Siamo 11-7. Un uomo in più, hanno messo il doppio pivot, chiaramente sono state molto... uno schema perfetto. E si è riuscito lo schema da parte del Bressanone, che è andato quindi sul più 4, massimo vantaggio per le bressinesi nel corso di questa partita. Attacco della Faioni che deve cercare. Se non velocizzano il gioco in attacco non si recupera questa partita. Mara Bonamano, il pallone per Crosta e quindi Francesca Fanelli. Vediamo, si diventa sempre, vedete, tutte lì vicino quelle del Bressanone, Crosta perde l'ennesimo pallone. Ci vuole un po' di pesce tra primo e secondo tempo perché è l'ennesimo pallone perso da parte della Faioni nel corso di questa partita. Sì. Pallone giocato adesso da Bressanone con Stefani Duvalda, il fallo di Rosta che poi va a sostenere l'avversaria che è andata a terra. Attacco adesso delle tirolesi con il pallone di Eder che va in panchina. Fede Spieler, Caroline Duvalder, l'ingresso in campo di Johanna Huber. Per quanto riguarda le ospiti, si gioca con Fede Spieler, Caroline Duvalder, Sara Schatzer, Sara Ibar. 11-7 il punteggio che vede sempre davanti il Bressanone. Si gioca a sinistra, lo spazio, il tiro alla Bassotti! Interviene su occasione di Catherine Pioc, l'ala sinistra del Bressanone. Hidalgo, Crosta, il fallo, passi. Per la seconda volta in questa partita viene levato il passo a Martina Crosta. 11-7, ultimi 3 minuti nel corso di questo primo tempo. Stefani Duvalder, Schatzer va a terra, il fallo indicato da parte degli arbitri nei confronti del Bressanone. Adesso ancora un cambio volante per il, anzi doppio cambio volante, per cui il Bressanone adesso non giocherà velocemente questa azione. Dentro anche Habiker, l'ala sinistra, però un problema al piede destro in questo momento e si va a risistemare tranquillamente sulla fascia di pertinenza. Faioni che difende con il 6-0 dopo il ritorno in campo che c'è stato da parte di giocatrice che è stata espulsa di gol nel frattempo di Mara Habiker, 12-7, ma ancora massimo vantaggio, 5 gol, solco 4-0 di break del Bressanone dopo il gol di Spizzico, ma più segnato la Faioni. Dall'8-7 si è andato a 12-7. 2 minuti da giocare per quanto riguarda questo primo tempo. Rasta va fuori. Dentro Benedetta Di Luca. Prova con una giocatrice che con la botta da fuori va a mettere in difficoltà l'avversario. Mara Bonamano per Scialeraldo. Si gira e si volta! La parata di Piantini. Il rigore conquistato da Scialeraldo. Finalmente un'azione degna di nota da parte della portoricana. Doveva iniziare prima a fare queste cose, anche uno contro uno, ce l'ha queste giocate che mette in difficoltà la difesa. Preso sul piede aperno, quasi da cestista, quasi dalla grande del basket, Chiara Bonamano contro Antonella Piantini. Chiara Bonamano, rete
dell'8-12, il tris di Gala Bonamano, un rigore anche per la Faioni, sfruttato da parte del Verme Solidario. Forti dietro le parole di coach Patrizio Pacifico, ovviamente arriva anche dall'esperienza coach Bruno Cera, che era contro gli Stati Uniti, in cui ho potuto vedere la partita dalla panchina, per cui sono riuscito a carpire delle cose che mai dalla tribuna non è possibile sfruttare. Davanti il tiro, Ramassotti, rigore commesso ai danni di Stefani Duvalda, il capitano del Prestanone, con cui è stato il fallo. Fallo, credo, di crosta, se non sbaglio. Fatto sta che è stato dato tiro dai 7 metri per il team brissinese. Si va con Abfalterer dal dischetto, cioè dal dischetto che non c'è in realtà, dalla linea dei 7 metri, contro Ramassotti. Robina! Ramassotti cambia rigorista del Prestanone, sbaglia Falterer la parata di Ramassotti. Quando siamo sul 12-8, sempre per il Prestanone, difende la Faioni, attacco del Prestanone, ultimi 30 secondi del corso di questo primo tempo. Faioni deve cercare di rimontare i 4 gol nel secondo tempo che arriverà, magari cercare di evitare che il Prestanone possa allungare negli ultimi secondi conclusivi di questo primo tempo. Ancora faccia a faccia, petto a petto, Iraldo con Schatzer, difende dietro adesso la Faioni, attacco del Prestanone, 10 secondi al termine, attenzione massima, il tiro fuori, se la mangia Federspieler, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, il primo tempo finisce qui, 12-8 fuori del Prestanone sulla Faioni, Maurizio. Dunque il discorso è semplice, la difesa deve stare più chiusa sul pivot perché servono moltissimo il pivot e anche bene. Non hanno grossi tiratori da fuori, per cui dovremmo secondo me chiudere un pochino più indietro la difesa tenendo d'occhio più il pivot. Per quanto riguarda le fasi d'attacco, non è stata fatta una prima fase se non per una palla persa da parte loro, seconde fasi quasi niente e in terza fase purtroppo siamo molto lenti, cioè l'attacco lo iniziamo lento, con passaggi lenti, cambi di direzione molto molto prevedibili, per cui la difesa loro si chiude e non riusciamo ad essere incisivi. Quattro gol da recuperare, speriamo possa venire ciò nel corso del secondo tempo, ci vediamo niente tra poco per commentarlo. Auguri a voi tecnici. A chi dovrà fare il terzo in turno quando ci sono loro due, auguri! Ma ha già detto io non vengo se c'è tanto uno con loro due. Grazie. Speriamo. Pronto bomber? Pronti? Siamo venuti. Mancano 150 minuti al termine del campionato della Faioni, bisogna assolutamente cercare di rimontare il punto di svantaggio dal Ferrara, iniziando dalla rimonta di 4 gol che separano la Faioni dal Prestanone, tutto pronto per il secondo tempo, 12-8 in favore del Prestanone, il risultato di questa partita. Gli arbitri Curti e Maurizi danno il via a questo secondo tempo e si gioca questa gara che state seguendo agli occhi di Francesco Massarelli. Campo lo stesso set praticamente, Fanelli, Iraldo, Crosta, Francesconi, Bonamano e Ferretti con Ramassotti in porta per quanto riguarda la Faioni, altra parte più o meno lo stesso set per quanto riguarda il Prestanone, poi più tardi ovviamente vedremo cosa è accaduto per quanto riguarda il set di Kosh Hussing. Chiara Bonamano, Piantini la manda fuori, il portiere italo-cileno, naturalizzato praticamente italiano per quanto riguarda le norme della FIGH, lei che è una classe 92, ha giocato con il Real Santiago de Cile, ha fatto parte della nazionale cilena soprattutto in occasione dei giochi panamericani del 2015, ha ottenuto anche il secondo posto ai giochi bolivariani del 2013. Antonella Piantini, ovviamente di chiarissime origini italiane, la giocatrice che arriva dal Cile. Stefani Nuvalder, la palla è per Federspieler, palla giocata, il fallo di Iraldo che manda a terra Abfalterer. Tanto Piantini, unica giocatrice dal nome italiano, è praticamente una delle poche straniere, visto che c'è anche Huber che è tedesca. Palla di giocata verso Ramassotti che poi riesce a intervenire due tempi sul pallone. Attacco di Chiara Bonamano, si sposta, si accentra Chiara Bonamano. Palla in mezzo, palla nell'area di porta di Francesconi. Errore qui, peccato perché era solo potendo andare in porta la piccola Femiferaglia, invece non c'è stato il gol da parte della Ferrari, che non è difesa. Il tiro, Ramassotti! La para! Ci ha provato Federspieler, voleva segnare il primo gol del secondo tempo, cosa che ha fatto anche nel primo, ma che ha fatto solamente il primo visto non c'è stato ancora un gol nel corso del secondo passaggio. Martina Crosta, Martina Crosta va a segno, siamo 12-9, l'esultanza da parte di Maurizio Pranuzzi.
Così ci vuole questa determinazione, velocità e determinazione. Flavioli, Flavioli, Flavioli. Palla per il Bressanone che adesso va in attacco. Seconda azione in attacco per il secondo tempo per quanto riguarda le altoatesine, le suttitolesi se preferite. Palla giocata verso sinistra, all'andata il Bressanone inizia 24-22. Ci fu una buona prestazione da parte del set di Coccio Pacifico. In Alto Adige va a terra Habiger, si tocca la faccia e fuori per due minuti. Scelerato, non sono d'accordo, non sono d'accordo sinceramente. Malissimo. Assolutamente, non era espulsione. Per cui uomo in più per il Bressanone. Adesso per i prossimi due minuti fuori la Guerriera per un fallo su Habiger, fallo che c'era, ma l'espulsione mi è sembrato sinceramente troppo quello indicato da parte degli arbitri. Adesso seduta sulla sedia la Guerriera dei Caraibi, attacco del Bressanone, è già un momento importante nel corso di questa partita. Federspieler scivola il pallone, attacca ancora delle biancoverdi, si gioca con Caroline Duvalder, il tiro, il fallo. È una realtà Stefani Duvalde, chiedo scusa, era la sorella che stava attaccando. Fallo per il Bressanone. Vediamo anche il presidentissimo dell'ASP Ernesto Moglioli sostenere la squadra dalla balaustra sopra la macchina di Coccio Pacifico. Si gioca Duvalde fuori, se la mangia! Se la mangia Stefani Duvalde. La palla è fuori per quanto riguarda il Bressanone che deve tornare in difesa. Attacco della Faioni, si gioca con Chiara Bonamano che offre la sfera bianco-giallo-blu quest'oggi alla compagna di squadra Francesconi. Stiamo giocando in attacco con un uomo in meno in questo momento e la squadra di Bressanone ci marca uomo Martina Crossa per così mandare in difficoltà ancora di più il nostro attacco, perché chiaramente eliminano un altro giocatore. Chiara Bonamano allarga per Federica Ferretti. Crossa va in mezzo, ha preso un seguente spalla di Chiara Bonamano, non è entrata, non è gol, non è gol, non è entrata la palla, Chiara Bonamano traversa in linea per quanto riguarda il Verbo Solitario. Si rimane a giocare, scivola, fallo di palleggio di Nadia Falter. Palla lancio lungo Ferretti, la parata di Pettini, non entra la palla, non entra nemmeno stavolta, errore di Ferretti, la controfuga c'è stata da parte della Fiorentina che poteva andare in porta, con la giocatrice classe 98 che si era presentata davanti a Pettini, invece il gol non è arrivato, attacca adesso del Bressanone che prova a spingere sull'acceleratore, spinge con il gas perché c'è questa questione, però tra l'altro stiamo anche vedendo che non sta giocando Manuzzella, poi mai chiederemo a Coccio Pacifico il motivo di questa situazione. C'è un problema dell'ultimo minuto, anche perché vedete l'allenamento della Faioni, Manuzzella si è andato regolarmente, il tiro, gol di Andrea Eder, bagna il suo ritorno in campo con due gol Andrea Eder, siamo 13-9 per il Bressanone, ha segnato la giocatrice del Bressanone classe 91 che va a segno, 4 gol di vantaggio per il Bressanone. Sono passati 4 minuti e mezzo all'inizio di questo secondo tempo. Hidalgo offre il pallone a Crossa, contrastata da Federspieler, tiro di Chiara Bonamano, va a terra il fallo che c'è stato ordinato da parte dei due arbitri in favore della Faioni. Vediamo gli arbitri che sono Curti e Maurizio, entrambi di Bologna, loro prima presenza al Palo Sport in zona da Magnini in questi due anni, di Faioni in Serie 1. Crossa per Sheila Hidalgo, Crossa, profondo rosso, sbaglia il passaggio, Hidalgo arriva, tiro, Sheila! Hidalgo, l'esultanza veloce da parte di Hidalgo perché bisogna entrare in difesa, perché bisogna recuperare ancora 3 gol di svantaggio da parte del Bressanone. Grone ingrassi in campo per il Bressanone che fa qualche cambio, secondo gol di questa partita per Hidalgo che torna in difesa, si gioca con il Bressanone che va in attacco, la palla è per Abfalterer che la riprende nuovamente da Federspieler, nuovamente Nadia Abfalterer, l'ex Adosto Ferrara, il tiro, Faramassotti la manda fuori, ci ha provato Abfalterer per quanto riguarda il Bressanone, adesso diventa una torsita, il passaporto di palla versa in attacco, palla versa in attacco, si lamentano quelli della Faioni nei confronti degli arbitri, situazione anche segnalata dalla macchina del Bressanone che stavano indicando un'altra cosa in realtà nei confronti degli arbitri. Non abbiamo capito il motivo di questa questione, il gol. Si è inventato il fallo proprio, se l'è proprio inventato. Il gol di Hilbert, adesso c'è grande rammarico per i tifosi della Faioni dopo la palla che è stata data al Bressanone e che è originata anche il gol, realizzato da Hilbert. Vantaggio di 4 gol adesso, quindi parità per quanto riguarda il secondo tempo, visto che saremmo 2-2 conteggiando solamente il secondo parziale.
Sceleraldo prende il pallone, osserva Martina Rossa e quindi Chiara Bonamano, nuovamente Martina Rossa, spazio, il tiro, Piantini! Piantini, la palla rimane nella riporta, non ci parrebbe quindi Fanelli. Abfalterer porta palla, Federspieler che poi va fuori, ingresso di Auer, fuori anche Eder e c'è anche Caroline Nurmalder sul rettangolo di gioco, su 40 per 20 da Palo Sport, il Soledad da Bagnini, si attacca quindi con Abfalterer e adesso Anneres Auer. L'anno scorso c'è una bella partita qui al Palo Sport, il Soledad da Bagnini, una gara vinta da Feoni e Daniel Bressanone. Crosta! Crosta la respinta! Fanelli! Fanelli, Iraldo! Scegliere la partita! Sulla tre quarti Iraldo! Iraldo, Iraldo, il tiro fuori! Rigore! Rigore, espulsione temporanea! Espulsione temporanea ordinata a... dovrebbe essere Schatzer che esce dal campo. In realtà sono due quelle che escono dal campo per quanto riguarda il Bressanone. È Schatzer che va fuori per due minuti. Sulla domenica per la Feoni ci sarà anche il rigore. Momento direi fondamentale di questa partita. Chiara Bonamano si prende il pallone, va da 7 metri contro Piantini. Chiara Bonamano, il poker di Chiara Bonamano. Siamo quindi 11-14 e adesso bisogna sfruttare questa situazione, va sfruttata assolutamente, altrimenti sarà difficile tornare in partita. Hilber, ancora cambi per Coach Nessing. Dentro anche Caroline Dunwald, anzi Stefani Dunwalder, che va sulla posizione di estremo destro, poi va a centrale. Stefani Dunwalder, palla per Auer, addosso su Auer, mi raccomando, il pallone dalla sinistra per quanto riguarda il Bressanone. Si gioca con Hilber per Schatz, anzi in realtà è Abfalterer che Schatz espulsa. Abfalterer conquista il fallo semplice per quanto riguarda il Bressanone, 22 da giocare nel corso di questo secondo tempo, braccia alte perché la buona mano, va addosso a Crosta su Auer, Crosta, due magari si conoscono visto che entrambe hanno fatto parte del giro della nazionale. Auer, rimpallato il pallone, fallo per il Bressanone, alza la mano l'arbitro, dovrebbe essere passivo. Auer, il tiro, Ramassotti, via, era pronta a tirare Auer, infatti veramente si è alzata la barriera da parte della Flaioni. Il gioca Francesconi e solo il tiro a Piantini. Piantini la manda fuori, non c'è l'angolo ovviamente perché siamo a palla a mano, l'angolo è dato solamente sulla direzione del difensore. 21-30, rimango all'appello per quanto riguarda il secondo tempo. Adesso attacca senza portiere il Bressanone, attacco e uomo in più, anzi partita domenica perché c'è il giocatore fuori. Giocatrice fuori in attacco. Sì, ovviamente America è importante andare sui palloni, insomma, andare ad attaccare gli spazi, beh, sì, anche se non è semplice. Beh, non è semplice. Certo, adesso sì, rientra in campo Piantini. Vediamo il tiro, palla per il Bressanone, il fallo di Raldo su Abfalterer. 20-58 da giocare. Rimette in campo Piantini perché Nessing non si è fidato di questa situazione. Qui il Bressanone stava giocando con tutte e sette le giocatrici di attacco e senza nessuno in porta. Adesso troppo pericoloso. Pari. Adesso pari la domenica con il ritorno in campo di Schatzer. Sì, è proprio. Vediamo comunque per la domenica in questo momento. Hilber, palo del Bressanone che sta sprecando alcune occasioni clamorose per segnare. Già, credo sia la terza o la quarta nel corso di questa partita. Palla lunga per Fanelli, buttata via da parte della Flaioni. Possesso per il Bressanone. Si gioca quindi con l'attacco delle brissinesi, 20 e 20 da giocare nel corso di questo secondo tempo, mentre poi si chiuderà la partita. Quest'oggi giornata importantissima per il campionato, visto che ci sarà anche lo scontro 18-30 tra Teramo e Ferrara, quello del Pala San Nicolò. Ovviamente si punta per quanto riguarda questa partita a una non vittoria quantomeno del Ferrara, della formazione emiliana. C'è Carol Stefani Dunwalder, scivola la palla, si va da terra ancora con Schatzer. Possesso per il Bressanone, Schatzer che ha fatto un gol in questa partita, è stata poi espulsa temporaneamente qualche minuto fa. Si gioca con l'attacco delle altoatesine, Auer per... e qui fallo chiaro da parte di Stefani Dunwalder, il capitano. Palla per Romina Massotti, la gattanera. Ancora cambi per quanto riguarda Nessing. Chiara Bonamano, alza la palla per Iraldo, si è preso un rischio rosso qui Chiara Bonamano. Sceglie Aldo, Rosta, due su di lei, viene mandata a terra da Auer e da parte anche di Stefani Dunwalder. Si lamentano i tifosi della Faioni, volevano qualcosa di più su questa situazione.
diciamo i 10 da giocare per quanto riguarda questa partita. Si attacca con Rinaldo, Rosta, alla granamente per Rinaldo, finta e controfinta di Rinaldo, ma l'ha detto Sheila! Rinaldo, che gol! E sulta anche Nando De Valle, è stata la banchina civita vecchese. Siamo 14-12 per il Pressanone, solamente 2 gol di vantaggio per la squadra di Nursing, che adesso deve difendere. È stato dimezzato il vantaggio da parte del Pressanone in questi ultimi minuti, con il gol realizzato da parte di Sciagliato, un grande gol, quello della Guerriera dei Caraibi. Adesso attacco ragionato del Bressanone, che prova a spingere con l'avanzata anche di Caroline Dunvalder. Sciazza, deviazione, palla fuori, Iraldo l'ha mandata in angolo, quindi si prenderà con il pallone di giocato dall'angolo per quanto riguarda il Bressanone. Sciazza per Stefani Dunvalder, nuovamente Stefani Dunvalder con la lunga coda bionda. Auer, Stefani Dunvalder, va a terra, le arbitre fischiano, fallo semplice, favore del Bressanone. 18-5 da giocare, la panchina fanno sentire anche i giocatori, la tappa passiva, è stato chiamato passivo. Terzo passaggio, il tiro, Ramassotti ci mette la mano mancina, quella preferita della Cattaneda, di Avellaneda direttamente dall'Argentina, scontro tra portieri sudamericani anche quest'oggi. C'è anche Gambera, poi c'è anche il portiere paraguayano, adesso mi ricordo di quale squadra, e poi c'è anche il portiere cileno del Bressanone quest'oggi. Chiara Bonamano per Martina Rosta, Chiara Bonamano. Facciamo sentire il pubblico adesso tra qualche secondo. Fanelli va a terra, si gira e si volta. Hiraldo prende il pallone, il fallo sulla giocatrice che arriva da Puerto Rico. Anna Giulia Francesconi, la classe 99, ormai maggiorenne, da un po', così come Andrada Bulache, è diventata maggiorenne nell'anno in corso, il 12 febbraio. Si gioca con l'attacco della Faioni con Chiara Bonamano, palo, e gol di Chiara Bonamano, meno 1 della Faioni, siamo 13-14. Il break, direi di break di 3-0. Per la Faioni, o 5-1 se preferite, chiamo il time out. Coach Nessing, gli applausi del pubblico del Palo Sport insieme ad Amenini, gli applausi anche di Maurizio Pronunzio. Stiamo vedendo un'altra Faioni in questo secondo tempo. Sì, sicuramente durante l'intervallo Coach Pacifico avrà strigliato ben bene le sue ragazze. Sì, più determinazione, meno errori, un po' più di velocità e anche iniziative singole, come il bellissimo gol che ha fatto Sheila Heraldo con un cambio di direzione stupendo e un pallonetto in semi-eret all'avversario. Sì, torniamo a citare argomenti. È oggi che ci sono tutti gli amici della squadra, per cui era forse d'obbligo questo momento, diciamo, con tutto l'umorismo possibile, senza voler offendere nessuno. Diamo anche conto anche dei prossimi impegni, perché poi finisce il campionato. Sabato 14, ore 17, Ferrara Faioni, non devo dire altro ovviamente. Anche i meno appassionati avranno capito quanto è importante questa partita, al di là di come finirà questo turno, perché poi sarà fondamentale comunque quella partita. Ore 18:30 Pressanone Cassano Magnago, poi sabato 21 alle 16:30 Faioni Tossobuono. Ultima gara qui in casa, e 17 con Bersano contro Bressanone. Bressanone, detto, ha già chiuso il suo campionato dal punto di vista agonistico, lo sta onorando alla grande anche la gara di quest'oggi, anche nel successo che c'è stato contro le Stenze, grazie anche ai 6 gol di Fede Spieler. Mentre Faioni, detto, con i 12 di Chiara Bonamano ha vinto a Brescia. Si è alzato Enrico Bartoli, poi si rimette seduta, forse ci vuole solamente illudere di poter entrare in campo per il finale di questa partita, così in realtà non è stato, ma sapevamo, era difficile poter vedere Enrico Bartoli giocare questa partita. Feder Spieler, il pallone per Stefani Dunvalder, il tiro, gol, errore qui di Ramassotti e gol di Stefani Dunvalder. Siamo 15-13, peccato, è il momento più Maruzzella migliore, è dentro Maruzzella, è entrata Maruzzella, poi cerchiamo di capire magari con Coach Pacifico a fine partita perché Maruzzella fino a questo momento non ha giocato la gara. E c'è Martina Rosta, c'è Sheila Heraldo, Chiara Bonamano, Francesco alla sinistra, stiamo vedendo con la maglia in bocca, non si è da per alcuni giocatrici della Faioni. Vediamo Rosta,
crosta per Scialdo, Francesconi, la piccola mamma velaia per Scialdo, offre pallone a crosta, 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 non c'è spazio per far passare il pallone, il fallo fischiato da parte degli arbitri, 15-50, rimango l'appello per quanto riguarda questa partita, ancora non abbiamo scavallato nel corso di questo secondo. L'attacco è più veloce e più sciolto rispetto al primo tempo. Sì. Un po' quello che ha fatto il Ferrara gara contro il Bressanone, speriamo possa venire diversamente rispetto a quella partita. Crosta, 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 il tiro, ma c'è il fallo su Martina Crosta, non c'è null'altro oltre al fallo per la Faioni, adesso si rialza Martina Crosta che torna nella sua zona di centrale, Iraldo, Iraldo si conquista il fallo, poi sbatte il pallone sul piede di Andrea Eder, Maruzzella va a prendere il pallone, lo va a giocare, lo va a contendere da 9 metri, 15-15 da giocare, ancora Iraldo, stoppata clamorosa di Eder e poi Iraldo fallo in attacco della Faioni, con Iraldo che è entrata nell'area di porta. Bressanone in attacco con Sandra Federspieler e poi Stefanie Nuwalder, Sara Schatzer, Sara Ib, fuori Eder e dentro anche Caroline Nuwalder, un cambio ormai classico del Bressanone in questa partita. 6-0 per la Faioni in questo momento in difesa. Si gioca con Federspieler, poi Habiker, Mara Habiker dall'altra parte, Schatzer riprende il pallone, Stefanie Nuwalder, Habiker, Habiker attacco di Bressanone, va dall'altra parte, occhio allo spazio che c'è per Federspieler, Schatzer, Federspieler, Hiber, passivo chiamato e sono già diversi passaggi che sono stati effettuati, il fallo di Francesconi, manca poco al termine dell'azione, Bressanone che deve tirare, cercherà il tiro franco forse. Vediamo cosa accade adesso con Hilber, si gioca Schatzer, 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 il fallo su Schatzer, palla ancora per le biancoverdi, l'azione non finisce, mentre non riusciamo a capire cosa dice Nessi che perché parla in tedesco, si gioca il tiro sotto le gambe, Schatzer segna, siamo 16-13, rete di Sara Schatzer, è un macigno adesso per la Faioni, questo gol è un macigno. Palla adesso per le gialloblu che vanno in attacco, mancano 13 al termine, ancora che manca tanto, però diventa fondamentale questo gol di Schatzer che l'ha cercata e l'ha voluta, l'ha trovato poi. Iraldo, Crosta, Chiara Bonamano per Martina Crosta, poi scele Iraldo, davanti la recupera Federspieler che la alza quasi da pallavolista e dopo ci sarà anche la gara della Margutta Aspa contro la Macinto, campionato di Serie C. Di pallavolo, il tiro, Ravassotti salva la porta ma c'è il rigore ai danni di Stefanie Nuwalder che ha già segnato due gol nel corso di questa partita, tiro da 7 metri va Federspieler che non ha sbagliato fino adesso, 4 su 4 per Federspieler contro Ravassotti, il rigore l'ha sbagliato a Falterer, non 5 su 5 per Federspieler e il Bressanone fa un break importante di 3-0, reti di Stefanie Nuwalder, Sara Schatzer e Sandra Federspieler. Vediamo la Faioni adesso se cercherà di riprendersi perché il momento è tostissimo, è un momento che può decidere questo campionato. Palla per Iraldo, Francesconi, crosta per Iraldo, Iraldo scele Iraldo, crosta il tiro, Piantini va avanti fuori, palla che si alza, non riesce a trovare il contatto con la rete. Martina Crosta e adesso la partita è chiave in mano per il Bressanone, diventa davvero difficile riuscire a sovvertire l'esito di questa partita e in caso dovesse essere sconfitta sarà fondamentale vincere le gare contro, contro Ferrara, uno scontro diretto anche quella in casa contro il Dossobuono, l'ultima giornata e si dovrà sperare anche che il Ferrara ovviamente perda quest'oggi e magari possa anche perdere contro il Cassano Magnano l'ultima giornata, l'altro gara che si giocherà la domenica e non di sabato il giorno successivo, una scelta che sinceramente non comprendiamo, anche se ovviamente tutte le squadre stanno dando il massimo fino all'ultima giornata per cercare di affrontare al meglio questo campionato, però magari mettere anche altri sport meno importanti come la pallanuoto riescono a far giocare tutte le partite l'ultima giornata lo stesso orario, poteva fare questa cosa anche per la palla a mano, pallone per il Bressanone, ancora attacco da parte delle bressinesi, 11-23, rimango l'appello per quanto riguarda questa partita, un altro rigore per il Bressanone, se non sbaglio è il 7 rigore per il Bressanone in questa partita, vediamo il fallo per le altoatesine, per le folle delle altoatesine, mentre c'è un brusio chiaro da parte del pubblico che ce l'ha con gli arbitri,
e crosta, palla con Hidalgo, i due si fronteggiano, ancora Federspieler contro Ramazzotti, gol ancora, 6 su 6, non sbaglia mai Federspieler, un cecchino Federspieler, siamo 18-13 e il Bressano adesso in vantaggio anche nel secondo tempo. Il timeout richiesto da Rocio Maurizio Civico, ovviamente non poteva fare altro il tecnico Civitavecchese, ma ormai la partita non dico che sembra andata, però siamo lì vicini, Maurizio. Ma abbiamo avuto una bella reazione ai primi 10 minuti del secondo tempo con velocità e precisione. Poi ci siamo smarriti su un 2-3 attacchi senza, diciamo, organizzare un vero schema o lanciando al tiro qualche giocatrice libera. Ci sono state più iniziative personali, parate bene dal portiere altatesino, e niente, poi la squadra di Bressanone in attacco riesce sempre con blocchi del pivot e con il centrale a numero 9, riescono sempre a determinare attacchi incisivi. Eh sì, ovviamente adesso la situazione di classifica diventa ancora più difficoltosa, anche in questo momento Feoni è a meno 1 dal Ferrara, che ha 4 a 7, Feoni 6 e Teramo 4, quindi con lo scontro diretto tra Teramo e Ferrara qualcuno deve fare i punti e diventa ancora più importante la gara di sabato prossimo, se non ce ne fosse bisogno da dire. Fra un po' vediamo la Feoni che riprende a giocare, c'è anche spizzico pivot per le gialloblu, ultimi 11 minuti, in questo momento tutto lascia presagire ad una vittoria del Bressanone qui al Pallasport in Soledad Magnini. Si va con Chiara Bonamano, crosta, c'è anche il ritorno in campo di Enrico Bartoli, ritorno in campo dopo praticamente 6 mesi dalla gara contro l'Estense, si è fatta male all'inizio della partita, problema al crociato del ginocchio destro. Chiara Bonamano, il tiro, Chiara Bonamano, rete, praticamente andata a terra, non guardando lo specchio della porta, arriva il gol, numero 6 in questa partita per Chiara Bonamano, siamo 14-18, Feoni che è sotto di 4, si spera anche nell'apporto di Enrico Bartoli, sta andando a sistemare sull'ala sinistra, adesso però esce dal campo Enrico Bartoli, forse giocherà solamente in attacco, questa è una situazione anche per centellinare le forze di Enrico Bartoli, non è meglio della forma, e anche per evitare contatti direi implosivi verso il suo ginocchio che non è ancora mente al 100%, ci vuole tempo per l'infortunio che ha avuto, traversa, poi Chiara Bonamano rende il pallone, il rimbalzo difensivo di Chiara Bonamano, che non ci sia stato in realtà perché la palla è rimbalzata. Di nuovo in campo Bartoli, Chiara Bonamano, avanza il tiro, Piantini. Qua doveva andare da pazza del Riga Bartoli, doveva andare forse Chiara Bonamano. O tirare meglio sicuramente, sicuramente non fare quello che ha fatto. 9.35 da giocare, Feoni sotto di 4 gol, attacco del Bressanone, adesso l'uscita da parte di Eder e l'ingresso sul rettangolo di gioco di Uber per il Bressanone. Indicazioni di Coach Pacifico alle giocatrici che sono in panchina, anche vediamo Nando De Valle sta sostenendo le sue ragazze. Niente, anche le urla di Enrico Bartoli, un classico, anche quando era qui in tribuna per vedere le partite e non poteva nemmeno andare in panchina. Vediamo l'attacco di Schatzer per Stefani Nuvalder, vediamo l'impatto evidente della partita con Huber che va ad attaccare su Chiara Bonamano, poi Huber va a prendere il pallone dalla linea tratteggiata, il Bressanone prova a giocarla, si va quindi con Stefani Nuvalder che prende il pallone e poi il fallo del Bressanone, fallo in attacco e quindi possesso per la Feoni, nuovo Bartoli in campo, rasta, è rigore per la Feoni, è importantissimo in questo momento, l'espulsione per Stefani Nuvalder, fa fuori per 2 minuti, adesso non bisogna sbagliare niente, è importante, cambia il portiere Nessing, dentro Bettina Gruber e fuori Piantini, vediamo se è solo per il rigore. Chiara Bonamano controlla il pallone e lo fa rimbalzare. Chiara Bonamano e sono 7 gol per Chiara Bonamano in questa partita. Faioni che è sotto di 3, Faioni che ha recuperato 2 gol, ma ancora l'impegno deve essere fondamentale. Adesso senza portiere il Bressanone, c'è la subita numerica in attacco del Bressanone, sono in 7 in attacco per le altoatesine.
Hilbert, Schatz, e Crosta la parte libera, Martina, Crosta, ha tirato da 25 metri e l'ha messa dentro a porta sguarnita, il gol di Martina Crosta. Siamo 16-18, il punteggio vede sempre davanti il Bressanone, che adesso riprende a giocare. Ancora il portiere assente per il Bressanone, uomo in più in attacco per l'ingresso in campo di un ulteriore attaccante. Sette attaccanti e portiere non c'è. Federspieler adesso però fa entrare Piantini, Ramassotti, vediamo se prova a tirare perché il nazionale ha fatto un gol da porta a porta, è passato Ramassotti, in realtà non tira. Chi ha la buona mano? Chi ha la buona mano? Il Verme è solitario, Crosta, no, era all'indietro, ma era all'indietro quella palla! Viene dato fallo in attacco per la Faioni, non c'era questa, non c'era! Era chiaro che però andava all'indietro. Ecco, adesso è meglio non fare intervenire Coscio Pronunzio, vada la pacchina, non sono certo parole d'amore, quelle che stanno proferendo nei confronti degli arbitri. 7-10 da giocare, veramente. Vabbè, magari facciamo una versione più avanti, il fallo per il Bressanone, questa situazione può essere importante, la Faioni sotto di due gol, ovviamente sono stati tanti gli errori della Faioni nel corso di questa partita, però anche gli arbitri non mi hanno impressionato sinceramente. Attacco, il tiro, Ramassotti, no, è gol da parte di Abfaltener, siamo 16-19, Crosta, Hiraldo, davanti! Parata di Piantini su Ferretti, la parata di Piantini, siamo 19-16, 6-30 da giocare nel corso di questa partita, l'attacco della Faioni con Martina Crosta, una delle ultime possibilità per recuperare e sovvertire questo match. Ferretti ha sbagliato, occasione colossale per accorciare le distanze, va a terra Martina Crosta, subisce il fallo, c'è Bartoli sempre all'ala, Francesca Spizzi ovviamente per rubare bianco Enrico Bartoli, e quindi da quest'altra parte Chiara Bonamano, Ferretti la recupera non so come, si gioca quindi Chiara Bonamano, avanza il tiro Piantini, la manda fuori, c'è il pallone per la Faioni, si riprende con il fallo che c'è stato in precedenza, va Spizzi a prendere il pallone con Martina Crosta, Chiara Bonamano nuovamente profondo rosso e quindi spizzico, Chiara Bonamano, avanza il tiro addosso a Piantini, piazzato bene Piantini, riesce a parare su questa conclusione scagliata da parte di Chiara Bonamano. Ultimi 5 minuti e mezzo di questa partita, il Bressanone davanti 3 gol, 19-16, comanda la formazione di Hubert Nössing nei confronti di quella di coach Patrizio Pacifico. Si va a giocare con Federspieler, il pallone per Stefani Duvalder, e quindi c'è anche Nadia Falterer, attacco del Bressanone, attacco lungo del Bressanone, riesce a perdere tempo, poi rimane il pallone per le biancoverdi, il fallo di Fanelli che è andato sull'altra fascia. Sulla fascia, verso, diciamo, più che altro verso la sezione sinistra. Si gioca quindi con l'attacco addosso Hiraldo. Groviglio di gente in mezzo all'area. Groviglio di donne in mezzo all'area. Hiraldo che prova ad evitare il tiro franco di direzione. La palla è per Ferretti. E quindi che la palla a mano. Ferretti prova a ripartire in transizione con Martina Crosta. Palla per Spizzico. Deviazione di Mara Habiker. Fondamentale per evitare il gol da parte di Francesca Spizzico. Spizzico, Hiraldo. Sceglie Heraldo, Martina Crosta, esce Ferretti e dentro Mara Bonamano per dare qualità all'azione. Vediamo, sceglie Heraldo, palleggia il pallone quasi da cestista. Si va quindi con Mara Bonamano che appoggia per Martina Crosta, 4 e mezza da giocare, 3 gol da recuperare, con gli occhi Francesco Massarelli, queste fasi finali della partita. Hiraldo, Spizzico! È entrata nella porta Francesco Spizzico. E la riporta, chiedo scusa, non la porta. 4 e 15 da giocare. 3 gol di vantaggio per il Bressanone, si riprende a giocare con l'attacco delle Prissinesi che cercano con le unghie con i denti di tenere il vantaggio e portare a casa questi due punti che le permetterebbero di consentirebbero di rimanere sempre al sesto posto e di venderlo saldamente dall'assalto alle altre squadre. Vediamo Stefani Duvalde che prende il pallone in posizione di centrale. Federspieler, Stefani Duvalde va a terra, non c'è rigore. Ancora un rigore per il Bressanone, questa volta c'era, direi. Il fallo di Mara Bonamano è stato chiaro. E il fallo su Stefani Duvalder. Va quindi Sandra Federspieler. 6 rigori e 6 gol per lei. Dentro Andrada Bulache, il portiere di razza.
Vediamo l'arbitro che sta parlando con Feder Spieler. Mancano 3:41 al termine di questa partita. Un po' si abbeve la nomina da Massotti, in piedi anche Francesca Fanelli. Tutto pronto per il rigore. Due coglioni da Bologna. Quando vengono da Bologna, ma di portarci per il passato scegliere. Non sbaglia nemmeno questa Sandra Vederspieler. 20-16 il punteggio per il Bressanone. Conduce con 4 gol di vantaggio. Mano a mano a mano. Speranze ormai vicine allo zero per la Faioni di recuperare questa sfida. Bisognerebbe segnare più di un gol al minuto. Visto che mancano 3:20 al termine, sono 4 i gol da recuperare, anche un pareggio non sarebbe certo un risultato felice per la Faioni. Crosta davanti Francesconi, perde il pallone, non può andare in porta, andrà Giulio Francesconi, 3-8 da giocare. E il Bressanone ormai ha chiaramente ottenuto i 2 punti nel corso di questa partita, ottiene un altro successo. Più ritorno, qui sono stati dei successi per Bressanone, un'altra gara in cui non ha impressionato la squadra allenata da Hubert Nessing. Poi difende col 6-0, palleggio, giro palla facile da parte del Bressanone, poi non va ad attaccare gli spazi. Vediamo Stefani Duvalder, lo spazio, il tiro, palla alta, il fallo su Nadia Abfaltener, 2:35 ancora all'appello. Adesso Avioni vede nuovamente diminuire le speranze di salvezza. Dopo il successo di Brescia si sperava in una rimonta incredibile. È un po' la palla per il Bressanone. Sicuramente Faioni che avrà almeno un punto da recuperare. Palla lunga. Ovviamente se dovesse vincere il Teramo. Il Teramo ha vinto entrambi gli scontri diretti. E quindi vincendo oggi col Ferrara sopravanzerebbe la Faioni che sarebbe a quel punto ultima. Iraldo, Crosta, Martina Crosta, il fallo arriva per lei. 1:57 da giocare, ormai garbage time di questa partita. Scela Iraldo, si districa a mezzo a 2 giocatrici avversarie. Enrica Bartoli dall'ala, stranamente ala. Per non può fare quel ruolo, forzare, però. Per non forzare, sì, col ginocchio, chiaramente. L'esperienza di Enrica Bartoli dall'ala per questo finale. Almeno per dare un segnale di poter provare, vedete, se ginocchi a posto in vista della super sfida di Ferrara. Mano a mano, deviato questo pallone, poi va addosso a Eder, palla lunga, Abiker, Iraldo, che intervento ha fatto Iraldo, rimane a terra Abiker e viene fermato il gioco. Non c'è la controffensiva della Faioni, Abiker rimane a terra, sembra aver sbattuto con la testa praticamente per terra, si rialza. Sinceramente non mi sembra niente di grave per Abiker, che va in panchina, esce e sta fuori per 3 azioni. Abiker, sicuramente Pacifico che si è arrabbiato. Certo, perché c'era, sì, il contropiede per noi, sì, ha fermato il gioco. Sì, anche perché poi si è alzata subito. Non voglio dire ovviamente che abbia simulato, però insomma non era niente di grave, si poteva proseguire. Si era fatta male, però insomma niente che potesse pregiudicare l'incolumità della giocatrice del Bressanone. 1:18 da giocare, 20-16 il punteggio. Martina Crosta, mano a buona mano, Sheila Heraldo, mano a buona mano, Martina Crosta, nuovamente cuore di mamma per la guerriera, allaga per Chiara Bonamano, Chiara Bonamano, rete del 20-17, ancora a segno Chiara Bonamano, che realizza il suo 8° gol in questa partita. Purtroppo 8 gol al momento validi solamente per le statistiche e per la classifica marcatori. Si gioca quindi con Stefani Duvalder, avanza, spazio, Iraldo va a terra, si lamenta dalla macchina, si alza anche Martina Feoli, andrà da Pulaga a protestare nei confronti degli arbitri. Ormai occhio a Crosta che va sull'avversario, Stefani Duvalder fuori, Crosta per 2 minuti è nervosa Crosta e si è presa l'espulsione. Fuori quindi Profondo Rosso che protesta nei confronti dell'arbitro con un gesto inequivocabile. Fuori per 2 minuti Martina Crosta. 34 secondi al termine, anzi a questo punto speriamo che questa gara possa finire il prima possibile per evitare altre situazioni di nervosismo con qualcuno della panchina che si è anche arrabbiato nel frattempo. Palla per Romina Lamassotti che prende il pallone e lo consegna Iraldo, ultimi 20 secondi di questa partita. Si gioca quindi con l'attacco della Faioni, almeno per andare a meno 2, chiude a meno 2 questa gara. Enrica Bartoli, rumore bianco per Malapama, così come all'andata, quindi gli sottolinea Maurizio Pronunzio, quelli di Bressanone. Iraldo, 8 secondi al termine, bisogna almeno tirare. Chiara Bonamano, tenta il tiro,
fallo per la Faglioni. Due secondi, un secondo, e al Palasport in Solera da Magnini è finita. Tiro franco. Il Bressanone vince 27, ma è stato veramente il tiro franco per la Faglioni prima di chiudere questo match. Tutte e sei in barriera quelle del Bressanone, tirerà chiara la mano. Rettifica la posizione all'arbitro. Poco possibilità di segnare perché la Palamano che tira, Piantini si oppone sulla barriera, quantomeno che la Palamano. E adesso possiamo dire, la Palasport in Solera da Magnini è finita. Il Bressanone batte 27, la Faglioni è una sconfitta direi assolutamente pessima per la Faglioni in questo momento della stagione, quando mancano adesso due giornate al termine di questa partita. Commento finale, coach Pronunzio. Allora, chiaramente la Faglioni non ha giocato ai migliori livelli come qualche altra partita vinta qui al palazzetto. Primo tempo sottotono, completamente sottotono, con solo un paio di sprazzi. Il secondo tempo è iniziato bene, i primi 10 minuti, quarto d'ora, poi c'è stata una fase di stallo, ripresa solo negli ultimi 5 minuti. È mancata la grinta, è mancata la determinazione e la precisione nei passaggi. Questo tutta la partita. Ok, quindi ti ringrazio Maurizio Pronunzio, ci vediamo per l'ultima partita, sperando che possa essere fondamentale per la salvezza quella col dosso buono. Sicuramente, speriamo, grazie a tutti, buona serata. Grazie Maurizio, ringrazio anche Francesco Massarelli, grazie a voi che avete visto questa partita. Un saluto da Giovanni Mimpinelli.